Ciao, bentornati sul mio canale. E questo sarà il primo di due video acquisti che pubblicherò uno dopo l'altro, perché sono andata in Polonia per Pasqua, quindi ho approfittato, ho fatto tre piccoli ordini online, uno da Royal Stone, uno da Cadore e uno da un nuovo negozio che volevo testare e che aveva le drop duo in bustine tipo da 25 pezzi. Io, siccome non sapevo come erano le perline, non mi andava di comprarne tante, tante per colore, però magari volevo appunto avere un po' di colori, ecco, quindi ho approfittato e ho provato questo nuovo negozio che secondo me ha anche delle cose abbastanza carine. E poi, diciamo, in contemporanea mi sono arrivati due o tre ordini che avevo fatto su AliExpress, quindi farò adesso il video relativo agli acquisti polacchi e poi quello relativo agli acquisti cinesi. Allora, partiamo allora subito dal nuovo negozio che si chiama Image Art. Vi faccio subito il nome, vi faccio vedere subito il nome. Praticamente è questo qui, image-arte.pl, e qua lo vedete su questo pannetto di finta Alcantara che ho voluto provare perché non si vedeva il retro sul sito, no? Quindi ho detto vabbè, vediamo com'è. Infatti con quel retro bianco che non è che mi fa proprio impazzire perché poi si vede. Allora, questo sito ha anche soutache da 2 mm, quindi ho voluto provare questi colori che erano un po' diversi da quelli che compravo su Royal Stone Cadore. E sono questi, questo qua, bianco con fili argento, bianco con fili oro, sono da 2 mm, sono come da 2 metri e mi dispiace ma non mi ricordo assolutamente i prezzi. Loro non mi hanno messo la fattura insieme alla spedizione, quindi non ce l'ho sotto mano e mi è purtroppo scomodo se andare a cercarlo, però paragonabili agli altri siti, insomma. Poi questo qua che è un celestino con anima d'argento, e poi in metallizzato ho preso questo che si chiama Black Multicolor, Metallic Black Multicolor, è molto sbrilluccicoso. Okay, io ne ho già uno multicolor di questa genere di piattina, però questo effettivamente è black, quell'altro è molto più chiaro. E poi un panna però leggermente metallizzato, perlato. E vedremo come si lavorano. Poi, sempre da loro, come vi dicevo, avevo voluto provare un po' di drop duo di diversi colori. Adesso vediamo di prenderne un po', se riesco a prenderle tutte. Così facciamo un'unica tranche. Allora, sì, e mi sa che ci siamo. Allora, qua vedete le bustine sono contrassegnate semplicemente così. Troviamo questo magari. Metto a fuoco, qua mi metto il codice messo così. Ho preso bustine da 25 pezzi di questo color classico oro spento, matte metallic flux, diciamo. Poi ho preso argento matte. Ok, argento matte, poi ho preso questo qua color mattone metallizzato e color questo qua che è un rame antico spento che vedete che magari il lato è un po' più scuro mentre proprio frontalmente guardando la perlina è proprio rame, sempre di colorazioni matte. Ho preso questo qua, un po' scuretto, si mette a fuoco, è questo grigio scuro, è leggermente cangiante, va sul blu, e questo qua che in realtà è un leggermente trasparente, infatti io non amo le perline trasparenti così, sulle foto sul sito non si vedeva, magari tipo questa, e alla finitura B, quindi opaca, però poi prendo una così, vedete qua si vedono proprio i fori, non è una cosa che mi piace. Poi di semi-trasparenti che non me l'aspettavo sono questi, sarà black azzurro, che vedete frontalmente hanno quella sfumatura azzurro blu scuro sul nero, però lateralmente guardando la perlina risulta trasparente, vedete, però penso che in lavorazione questa trasparenza non si vedrà. Poi ho preso il classico nero e questi due
celeste e rosino. Ok, e sono da 25 pezzi. Ero curiosa perché appunto volevo vedere un attimo come erano, se erano piccine, come erano, insomma. Poi ho preso questa confezione da 5 grammi di Amos, che è la colorazione jet matte. Infatti volevo fare anche il paragone di dimensioni, guardate. Magari lo tiro fuori, dai, facciamo una cosa fatta bene. Le Amos, che l'unica pecca delle Amos è che secondo me costicchiano paragonate alle altre perline, cioè tutte le perline Parpuca, diciamo, sono un po' più costosette. Non so se vedete, qua abbiamo una Amos paragonata ad una, se si mette bene, ad una Drop Duo, cioè la differenza si vede proprio. Poi le Drop Duo sono un pochino più panciute, mentre le Amos sono piatte. Secondo me, io che ovviamente voglio includere tutto a soutache, le Amos saranno molto valide. Poi ho preso una serie di perle rotonde, e siccome loro ce l'avevano sia da 3 mm, da 4 mm che da 2 mm, ho preso qualcuna da 3 e qualcuna da 2. Da 3 mm ho preso queste qua che sono sul rosa con la sfumatura dorata, poi queste qua sul violetto. Ecco. Ok, niente, pensavo ci fosse qualcosa di stampato, no? Questo qua, sempre mattone metallizzato. Queste due bustine che sono un po' più opache. Questo mix di colori sul verde e celeste. E questa jet azzurro matte. Molto belle. E anche le bustine mi pare che ci siano da 25, mentre queste qua che sono da 2 mm dovrebbero stare da 50 pezzi. Le ho prese questo qua, il violetto. Celestino, sono tutti un po' metallizzati, color petrolio, argento, argento spento, questo qua che è un po' un color un po' ramato, ecco, un color un po' borgogna e questo qua lilla. Bene, poi ho preso anche le daghe. Ho preso queste qua, che sono le Jet Etched Azzurro Full, quindi sono jet azzurro con questa pittura etched che è un po', non sono lisce, ecco, sono come se fossero un po' rovinate, e le ho prese anche in questa misura più piccola, che è 3x11, mentre le altre sono 5x16, e poi delle più piccoline ho preso anche questa colorazione, che si chiama Crystal Etched Capri Gold Full, e sono 10 pezzi. Poi infine ho preso anche tre componenti, tre confezioni di componenti metallici, questa filigrana quadrata, confezione contiene due pezzi, questi due esagoni, color rame, color oro rosa, molto carini, e poi questi che sono veramente carucci, due elementi decorativi che sono lunghi, sottili, piccolini, ma molto molto carini. Fatti così, il retro invece si vede appunto che è il retro. E questo era il primo ordine. Mi sono trovata bene. Mi ha dato un po' fastidio che non mi abbiano messo nella confezione la fattura, ma diciamo, vabbè, secondo me andava messa, ma pazienza. Passiamo invece ai nostri carissimi, carissimi negozi che conosciamo, adoriamo tutti. E io comincio da Cadoro, dove ho comprato questa bella bustona di roba e mi hanno anche allegato questo qua, che è uno schema di un braccialetto con le perline cieche, molto carino il gesto, e in tutto ho speso, quanto ho speso? Su 26 euro, superando i 25, facendo la spedizione in Polonia, la spedizione è gratuita, quindi ecco perché io approfitto sempre quando vado dai miei a fare un po' di scorta. E parlando di scorta, ho voluto prendere le to da 15 a 11 in due colori che avevo finito, quindi Galvanize Starlight 15 e 11, e questo Galvanize Rose Gold, tutte e due permanent finish. Poi, anche qui ho voluto prendere le Amos, loro le Amos le mettono. Cioè, me le hanno mandate così, vedete, in fialettine da 5 grammi. Io ho preso Light Gold Matte,
questo qua che è un argenté. E questo che è carino, ha diverse sfumature sul rame bordeaux verde e si chiama Yellow Gold Metallic Iris. E queste sono le Amos. Vediamo come mi trovo con le fialette perché io sinceramente non le ho mai utilizzate, quindi vediamo, magari mi piacciono. Poi ho preso questi due colori di Soutache, quello da 2 mm, perché li avevo finiti. Ho preso questa confezione di Bugle da 3 mm mix, perché in realtà non ho una creazione da fare, ma ogni tanto mi piace fare qualche decorazione con queste perline qui, quindi mi piaceva questo mix che aveva appunto tanti colori e sono 10 grammi. Poi ho preso di perline, diciamo, di forma un pochino più particolari, per dire, tra virgolette, ovviamente, e ho preso queste qua che si chiamano, non si chiamano, questo è il codice, sono esagonali anche loro e siccome ho dei componenti metallici appunto come questi qua, mi piaceva l'idea di fare diciamo un lavoro con una forma vuota, una piena. Poi ho preso anche qui le daghe, che mi sembra, perché mi pare che quando ho fatto l'ordine c'era anche un po' di sconto, cioè, le percentuali variavano in base alla tipologia del prodotto che si prendeva. Quindi ho preso un po' di daghe e le ho prese in questi colori qua. Allora, questo che secondo me è molto molto bellino ed è un matte Crystal AB, carino. Poi queste, pastel white, molto belle, molto. E questa qua, la colorazione è un po' leggermente trasparente, va sul viola, si chiama Crystal Vega Iris. Questa è Crystal Vega Iris. Questi... E questi sono due toni di blu celeste, e uno si chiama pastel acqua, l'altro pastel blu turquoise. Pastel acqua è questo qua più chiaro. Sempre di pastel ho preso anche lilla. Sono confezioni tutte da 10 pezzi se non erro. Poi sempre di quelle trasparenti un po' cangianti ho preso questa che da un lato è un po' sul viola, l'altra si vede diciamo la profondità perché è trasparente, si vede solo la patina dall'altra parte che da questo lato sembra rose gold e si chiama Crystal Slipperit. È sempre della stessa tipologia, da un lato argentato e l'altro sul viola. E questo qua, Crystal Heliotrope, molto carino. Poi ho preso un po' di cabochon a doppio foro. Sinceramente sono rimasta un po' stupita perché pensavo fossero uguali a quelli che avevo preso in precedenza. Invece questi sono da 7 mm e quelli che prendevo prima erano da 6 mm, non ci avevo fatto caso, sono un po' più grandi. Ho preso matte jet, quindi classico jet, questo qua bellissimo che è matte metallic coppero, scusate qui, il codice e il colore. Poi abbiamo questo qua che è un Luster Opaque White, bellissimo, e il classico, questo qua che è un matte metallic alluminio. Bene, poi sempre di diciamo di perline simili ho preso le candy, le ho prese jet azzurro, non so se si è capito, ma mi piace molto come colore. Questo qua che da un lato è nero, dall'altro metallizzato, anche questo jet brown flare, quindi da un lato metallizzato sul marroncino viola. E questo qua multicolor che si chiama, non si chiama, questo è il codice 26433. Bene. Poi di perline un po' strane ho preso queste due confezioni perché volevo sinceramente vedere un po' come erano messe. E sono queste qua a foglia. Quindi ho preso una coppia di queste qua bianche con il filo dorato e queste qua che invece sono tutte un po' metallizzato verde. E poi ho preso un po' di mezzi cristalli. Li ho presi sia da 3 mm che da... No, una confezione da 2. Quindi da 3 mm ho preso. Faccio veloce così non vi annoio. Matte Metallic Flux. Poi ho preso... in realtà non so quale sia la differenza tra questi due. Questo si chiama Matte Metallic Copper. Si mette a fuoco. E poi questo che in realtà è molto simile. Veramente molto simile. Sembra un tono più chiaro. Però purtroppo non mi hanno messo il nome del colore. Poi sempre sul metallizzato ho preso questi qua, che è molto carino, molto carino. Si chiama Saturated Metallic Pale qualcosa, non si legge bene, però molto carino. Poi Saturated Metallic Navy Peony, molto bello questo, fantastico. Questo qua,
che è sempre saturated, mi pare, sì, Primrose Yellow, che in realtà è verdino, acido, metallizzato. Poi ho preso anche questo, violetto marroncino, purtroppo non si vede, io sto cercando di trovare una luce giusta, non riesco a trovarla, comunque non c'è solo il codice, non c'è il nome. Ho preso anche questo qua, Saturated Metallic Niagara, molto carino, un blu, vedete, tipo più denim rispetto a questo qua. E di metallizzati mi pare abbiamo finito. Poi ho preso questo lilla chiaro grigetto, carino. Pastel yellow, molto molto bello. E poi ho preso questi colori opachi, tra virgolette, saturated soltanto, diciamo la tipologia. Menta, pesca. Ok. Questo qua sul rosa che è honeysuckle, come si legga, e questo qua che è color tipo puffo, blue turquoise. Poi ho preso l'unica confezione da 2 mm, matte metallic flux. Ok, poi, e me l'hanno scritto in questo salsicciotto, ho preso alcuni cabochon in ceramica, che ne avevo già alcuni, volevo, siccome erano veramente in offertissima, costavano veramente poco, ho detto vabbè, prendiamo questi due colori in più. Ah, ok, loro lo confezionano molto bene perché la ceramica, anche se costa poco, è molto fragile, quindi loro, diciamo, confezionano come fossero Swarovski. E quindi abbiamo, vedete, questi, non ve li faccio vedere tutti da vicino, insomma, sono dei cerchi, ok, cabochon fatti così, questi mi pare si comprano proprio a 4 pezzi, e poi ci sono le navette, e gli stessi colori che invece si comprano a paio, poi ho voluto provare queste gocce cieche. Questo doveva essere un fire opal. Se si vede, cioè è un po' giallo tendente al rosso in base a come lo si guarda. E quindi questi sono i cabochon e questa è l'ultima cosa che ho preso da Cadoro. E ok. Poi arriviamo dolcis in fondo a Royal Stone. Guardate comunque che bella la fattura con l'uovo di Pasqua, molto carina. E lì non ho preso in realtà tantissime cose. Ho preso delle tipologie che vi faccio vedere tutte insieme. Allora, di Soutache ho preso il nero, qua sono 7 metri perché avevo preso 3 più mi hanno aggiunto 4 di un ordine che avevo fatto, però non me l'hanno spediti. Poi ci sono questi componenti un po' strani in nematite, che li ho presi di giovedì perché loro il giovedì fanno promozione che alcuni prodotti sono scontati, questi non scontati. Ho preso delle catene e delle catene particolari perché sono diciamo screziate d'oro, non so come dirlo. Ecco, questo è il nero, una catena molto sottile. Vedete, è fatta così. Però come se qualcuno ci avesse passato sopra della limetta e avesse fatto uscire il nero e l'ho preso, cioè l'oro e l'ho preso il nero. Questo è un turchese in realtà. Questo blu navy e anche il bianco, sempre con queste sfumature dorate. Poi invece ho preso di catene a pallini, l'ho presa dorata. L'ho presa blu, sempre con che tende sull'oro. Questo viola borgogna molto carino e infine il verde. Ok, queste sono confezioni da 50 cm, se non erro, da 1 metro. Vediamo, sono curiosa anch'io perché non mi ricordo più. Magari 1 metro. Sì, da 1 metro. Ok. Poi l'ultima tipologia di catene sono catene strass, ne ho preso in 3 colori. Ho preso questa che è molto carina perché è un cristallo nero, ma anche il castone è canna da fucile. E quindi secondo me farà un bel effetto lavorato a Soutache. Poi ho preso questo qua blu e questo qua bello, molto bello, petrolio. Questo è veramente fantastico. Non so quanto si possa vedere, ma è veramente, non voglio allungare il video, ma merita.
Merita proprio. Ed è molto carino il suo codice, questo qua, 7015. Bello, bello, bello. Poi anche qui ho preso le daghe. Sono andata un po' in fissa con le daghe. Le ho prese. Loro le confezionano da 6. Ok, ho preso due confezioni di Jetta B, molto carino. Poi anche qui Jetta azzurro matte, ma non etched, quindi non sono, diciamo, non sembrano rovinate, non è quella la finitura. Poi matte copper. E infine due confezioni di questo che non mi ricordo il nome, questo è il codice, che sono molto particolari, la finitura è sempre etched, quindi quella, diciamo, tra virgolette, rovinata. E hanno tutte queste sfumature cangianti, quindi molto particolari. Poi ho preso tre nappine. In realtà le ho prese perché mi servivano per un ciondolo, non sapevo quale, non sapevo se il colore era giusto quello sul sito, quindi ho detto vabbè, prendo tutte e tre le sfumature così abbino al ciondolo e scelgo quelle che più mi piace. Non avevo capito che questa fosse veramente così enorme. Poi sembra che qua dentro ci sia una specie di tubo intorno al quale passano questi fili, quindi dovrò capire come metterla, perché in realtà questo è il colore che più mi si abbina, purtroppo, quindi dovrò in qualche modo capire come gestirla, magari la un po' accorcio. E poi ho comprato diversi tipi di fiori, che sono questi, i classici fiori in tessuto, che ho preso il color carne e color corallo, con questo gancino dorato. Mi pare che uno di questi colori fosse in quella promozione del giovedì. Poi ho preso queste piccolissime meraviglie, leggerissime, in tre colori: bianco, grigetto e viola, piccine piccine. Sono dei fiorellini con tanti tanti petali, molto carini. E poi, guardate, ho preso questi bellissimi fiori in, mi pare, sei colori diversi, che sono fatti in questo modo. Sono fatti a pallina, sembrano la rosellina, dietro c'è il suo gancino, ok, e sono fatti in questo modo e li ho presi su questo verde chiaro, poi c'è questo qua, ho preso una coppia per colore, poi c'è questo qua, un viola molto chiaro, un color rosa cipria, un celeste chiaro. E questo qua che è un rosa caldo. E infine, visto che avevo accumulato un po' di punti bonus, ho scelto come il mio premio un espositore per gioielli. Ero curiosa di vedere com'era. L'espositore è questo. Ok. Si apre così. Ok, adesso non riuscirò ad aprirlo mai. Ok, si apre così e qua all'interno ha questa specie di membrana che è morbida e ci permette di mettere dentro una creazione, sperando che ovviamente non ho niente a portata di mano per farvi vedere come si mette dentro. Facciamo che metto questo qua, che è un orecchino a soutache che non è ancora finito nella monachella, io lo chiudo e lui rimane sospeso così. Ok, quindi diciamo se uno volesse fare anche una specie di esposizione, magari a un mercatino, è molto carino, so che li hanno anche in vendita. Ci sono sia di questa forma che mi pare rettangolare e se non erro c'è anche con la cornice nera. A me sembra veramente carino. E niente, scusate il video lunghissimo e ci vediamo al prossimo. Ciao!